Provenendo da Lecce in direzione di Torre dell'Orso, sulla provinciale 145, all'altezza di Melendugno, troviamo sulla destra una strada parallela dove è possibile sostare con un po' di ombra e dove c'è un comodo distributore di acqua buona e fresca, naturale o gassata. L'acqua costa 5 centesimi al litro. Riempiamo la nostra tanichetta da 5 litri di acqua naturale, perché in camper la usiamo per bere, per fare il caffè e il tè, ed anche per cuocere la pasta, evitando che prenda il sapore di plastica che a volte si sente nel serbatoio del camper. Eccoci finalmente a Torre dell'Orso, frazione costiera del comune di Melendugno in provincia di Lecce, nel Salento. Tra i tanti, un aspetto molto importante è che Torre dell'Orso vanta un mare particolarmente limpido per via delle correnti del canale d'Otranto, che qui, con appena 75 km di larghezza, ci separa dalla costa albanese. Il borgo sorge su una baia di sabbia finissima color argento che si estende tra due scogliere per quasi un chilometro, protetta dalle dune sulle quali sorge una fresca pineta. Grazie a queste caratteristiche, d'estate la località è frequentata da molti turisti ed è stata più volte premiata con la bandiera blu d'Europa. Ci sistemiamo sul fondo del grande parcheggio alle spalle del centro e al quale si accede da via Lecce. Il parcheggio è gratuito, asfaltato e in piano, senza divieti, ma anche senza alcun servizio, niente acqua e niente scarichi. Noi, giustamente, siamo arrivati come nuovi, perché abbiamo fatto tutte le operazioni di carico, scarico e pulizie varie al punto di sosta di Brindisi. Vedete il video. Sembra una sistemazione molto spartana, ma in queste notti non fa troppo caldo ed abbiamo la massima libertà di andare e venire come e quando vogliamo, senza prenotazioni e senza orari. Più vacanza di così. Dal parcheggio la spiaggia dista circa 600 metri e si raggiunge a piedi attraversando il centro in 10 minuti. Il centro di Torre dell'Orso offre veramente di tutto. Ci sono supermercati, pescheria, macelleria, farmacia, tutti i vari negozi di oggettistica e bar, pub, pizzerie e ristoranti. Non manca praticamente niente. Scendiamo verso il mare e cerchiamo uno dei tratti di spiaggia libera, con la speranza di trovare un punto non troppo affollato. Seguiamo per un po' la staccionata che protegge le dune e dal secondo varco ci inoltriamo nella pineta, che regala davvero tanta frescura. Come promesso dalla corrente del canale d'Otranto, l'acqua è veramente limpida e rispecchia esaltandolo l'azzurro intenso del cielo di Puglia, e piacevolissima è anche la temperatura. Insomma, di qua è una vera goduria. Il problema è quando ci giriamo verso l'arenile, che sarebbe splendido se non fosse un vero carn, insomma un'immensa, caotica e brulicante distesa di gente. È chiaro, siamo in una delle spiagge più belle d'Italia a Ferragosto, cosa vuoi pretendere? Facciamo davvero fatica a trovare un posto dove sistemarci, tanto decidiamo fin da subito di fare il bagno e poi andare in passeggiata sulla battigia. Dopo esserci asciugati camminando, ci viene fame e così decidiamo di sederci sotto la pergola di uno dei tanti ristoranti sulla spiaggia e ci godiamo la brezza che sa di mare e sa di resina dei pini, seduti comodamente all'ombra, gustando del buon pesce e una freschissima insalata. Serata usciamo per le vie dello Struscio e come facciamo a non farci tentare dalla magnificenza che sborda dai banchi dei ristoranti di pesce? Alla fine, con l'imbarazzo della scelta, decidiamo per il ristorante Bacchè, dove la specialità sono enormi piatti di spaghetti allo scoglio saltati su una gigante pentola basculante. Una goduria per davvero! Ovviamente siamo stati tanto fortunati a trovare posto senza avere prenotato.
Dopo cena continuiamo la nostra passeggiata fino ai resti della torre che si affaccia sulla spiaggia e che dà il nome al borgo. Rientrando al camper, restiamo sorpresi di vedere all'ingresso del parcheggio una simpaticissima pizzeria con forno a legna allestita su un coloratissimo apecar, troppo forte e sembra anche buona. Una volta in camper, prima di addormentarci, partitina a scala. Il mattino seguente decidiamo di tornare in spiaggia, ma non abbiamo voglia di fare un altro bagno di folla e così scendiamo nella parte più a sud della baia di Torre dell'Orso, dove inizia la scogliera davanti alla spiaggia delle due sorelle. Da qui però prendiamo un sentiero che sale verso l'interno e varchiamo il recinto del bosco didattico, un ambiente naturale dove si svolgono attività che prevedono la fruizione e la valorizzazione del territorio naturale da parte dei ragazzi delle scuole. Il bosco didattico è uno straordinario laboratorio a cielo aperto dove poter imparare attraverso attività ludiche il rispetto dell'ambiente e la solidarietà. La Puglia è sempre avanti. Salendo arriviamo in un grande parcheggio sterrato dove è in sosta un altrettanto grande camper. Mi sembra anche questa una scoperta interessante. Scendiamo nuovamente in spiaggia e attraverso uno stretto passaggio lasciato libero tra l'ultimo stabilimento balneare e la roccia troviamo l'imbocco della salita sabbiosa che porta in cima alla falesia. Oggi abbiamo intenzione di fare un'escursione a piedi fino a Torre Sant'Andrea con i suoi incredibili faraglioni. Si tratta di una passeggiata di circa 2,5 km, tutta sopra la falesia che regala panoramici scorci assolutamente da sogno e che termina in una piccola spiaggetta dove fare un bagno rigenerante. Andiamo allora! La prima meraviglia che lo sguardo ci regala è una delle attrazioni naturali più belle d'Italia. Ammiriamo infatti due faraglioni eretti dalla natura, denominati le Due Sorelle. La leggenda narra che due sorelle, due contadine del luogo, un giorno si siano avvicinate al mare per rinfrescarsi. Una delle due entra in acqua per fare un bel bagno, ma l'acqua, vicino agli scogli, si è fatta insidiosa e vorticosa. La ragazza annaspa e grida aiuto. La sorella non può che lanciarsi a soccorrerla. Quando riescono finalmente ad avvicinarsi l'una all'altra, sono esauste, senza forze. Si abbracciano per l'ultima volta, ormai incapaci di vincere la furia del mare che le inghiotte e le annega. Tuttavia, il dio del mare ha compassione delle due innocenti sorelle, morte l'una per incoscienza e l'altra per amore fraterno. Così le trasforma in due faraglioni, in modo che possano stare vicine per l'eternità. Siamo adesso proprio sopra la punta estrema della baia di Torre dell'Orso. Da qui possiamo dare un ultimo sguardo alla sua animatissima spiaggia e poi, seguendo la scogliera, svoltiamo in direzione sud verso Torre Sant'Andrea. Il resto del percorso ci regalerà tutto un susseguirsi di viste mozzafiato e panorami da sogno. Io mi metto in religioso silenzio per meditare assieme a voi su queste incredibili manifestazioni della natura. E d'altra parte, vederle dal vivo è indicibilmente ancora più emozionante.
Eccoci così al faro di Missipezza a Torre Sant'Andrea, dove incrociamo un'escursione a cavallo tutta da godere su questo impareggiabile scenario, seguita da un'altrettanto avventurosa squadra di quad. Dietro al muretto scorgiamo il tetto di molti camper. È l'area di sosta I Faraglioni e così decidiamo di andarla a visitare, anche se siamo stati loro ospiti diversi anni fa, quando era un po' più alla portata. Ci sono 30 piazzole attrezzate, ciascuna di 50 metri quadri, sono disponibili luce, acqua, lavabi, carico, scarico, zona barbecue e un parco giochi per piccoli e grandi. Sono ispezionati Axi, ma non sono convenzionati. Adesso costa 40 euro al giorno. Il check out è alle ore 10. Alle ore 10 si deve lasciare libera la piazzola. In questo momento è piena. Non accettano prenotazioni. Ed eccoci nella piccola spiaggia di sabbia di Torre Sant'Andrea, che chiamiamo anche la spiaggia della Sfinge, per via della forma dello scoglio che sorge di fronte, che ricorda decisamente le sembianze del mitologico mostro con la testa umana e il corpo di leone dell'antico Egitto. Lo scenario anche qui è fantastico, ma purtroppo la spiaggia è decisamente troppo affollata. L'acqua da fuori sembra poco invitante, soprattutto dopo aver provato ieri quella di Torre dell'Orso, ma dopo tutta quella camminata sotto il sole, un bagno resta comunque d'obbligo. Ecco ragazzi, il mare qui non è così limpido, però bisogna considerare anche che siamo su una caletta chiusa, insenatura chiusa, c'è parecchia gente della spiaggia e fuori il mare però è mosso, assolutamente molto mosso e c'è molto vento, quindi potrebbe anche essere che il vento ha portato anche su un po' di residuo. Ed ecco che anche qui l'acqua è meno limpida, è un po' torbida, però potrebbe essere che dipende proprio dalle condizioni del meteo. Eccola, quella è la Sfinge famosa, abbiamo visto prima dall'alto. Eccola, è molto bello, suggestivo il posto. Peccato per l'acqua, un po' delude, però l'insieme sembra pulita, non è che ci sia chissà che dentro, ma vedrai che dipende dal meteo. Qui c'è la fermata del bus che fa servizio da Torre Sant'Andrea a Torre Specchia più a nord, passando da Torre dell'Orso, ma noi siamo determinati a fare il tragitto di ritorno sempre a piedi. Ecco, ragazzi, siamo reduci da una bella giornata sulla spiaggia della Sfinge a Torre Sant'Andrea e adesso torniamo a Torre dell'Orso, paesaggio molto suggestivo, c'è sempre un po' di vento anche adesso, sono le 5 del pomeriggio. Guardate che bello, guardate che meraviglia. Ritorniamo lentamente. Lentamente per favore, dobbiamo ammirare un'altra volta il panorama. È stata una giornata splendida, l'escursione si è rivelata semplice ed appagante. La consiglio davvero a tutti. Con questo il nostro soggiorno a Torre dell'Orso termina. Domani mattina ci sposteremo di qualche chilometro più giù ed andremo finalmente ad aprire il tendalino al lago di campeggio Fontanelle, nella Baia dei Turchi ad Otranto. Seguiteci e iscrivetevi al canale. Ma mettete anche un bel like. Grazie e a presto, ciao!